Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro raffreddatissimo Silver e dal vostro Silverius. Siamo qui, esatto, gioiosamente rattrappiti fuori dal tunnel che dobbiamo andare a esplorare, ma io ho provveduto a sistemare un po' il set. Volevo che Silverius fosse più figo, volevo finalmente usare sto flagello e soprattutto ci sono entrato su. Ecco, che così è molto più semplice. Inoltre, mi voglio scusare con tutti voi, perché tante volte faccio tanti ragionamenti, parlo veloce, ragiono veloce, tengo d'occhio il cronometro, eccetera, eccetera, eccetera. Poi magari mi vengono dei dubbi, ma li lascio lì nella mia testolina a girare. Poi magari, come oggi, intanto che la giornata scorreva, ho riflettuto. Faccio la svelta. Allora, abbiamo due energie diverse, un'energia dorata e un'energia più arcana, più azzurrognola, più stellare, sole e stelle, e fino lì ci siamo. Molti dei nemici e molte delle cose con cui abbiamo avuto a che fare sono legati allo zodiaco, perché il talismano dello scorpione, l'aragosta che si tramuta in un cancro, fra virgolette, perché abbiamo quei grossi crostacei che sono sì granchi, ma anche quegli innestati possono essere assimilati ai granchi. Abbiamo i montoni, come gli arieti, abbiamo l'armatura di D che può sembrare una cosa di due gemelli fusi assieme. Anche la forma stessa di Alexander può sembrare, questa un pochino forzata, comunque uno dei contenitori che possono andare su una sorta di bilancia, anche se magari in realtà troveremo qualcos'altro. Abbiamo la progenie leonina e poi vabbè, abbiamo anche i custodi che richiamano molto l'Egitto, come quei gattoni simpatici e via dicendo. Spero che il messaggio sia arrivato, per quello che intendo. Abbiamo dei guerrieri che sembrano dei grossi tori. Insomma, abbiamo cose. Allora, qui innanzitutto abbiamo veleno e vediamo un pochino il set del Silver se può portare a qualcosa di buono. Ho anche equipaggiato il medaglione che implementa gli attacchi con le mazze. Magari non serve una mazza, ecco, magari cerchiamo di non sprecare la magia, perché non è che ne abbiamo un fottio o un fottio e mezzo, Beh sì, come arma è abbastanza fluida, devo dire. Devo dire che non mi dispiace affatto. Allora, vediamo di metterci in una posizione da cui, perché sono tanti questi. No, andiamo prima da quello più vicino. Ok, avevamo intuito che bastavano due colpi. Arriverà fino là? No. Vediamo di riuscire a uscire più o meno indenni dalla pozza del veleno. Grazie. Ok. E fin qui ci siamo. Allora, lì abbiamo del fior veleno, là abbiamo un item che è probabilmente cascato allo stregoncello, rimedio del dito torto invocatore. Fra l'altro, ecco, abbiamo raccattato molti diti torti e vabbè, se anche ci avveleniamo poco male, teniamo d'occhio e poi usiamo il bolo. Qui che abbiamo? Un'impervia discesa verso lo schifo. Però di qua si scende senza risalire, allora ci andiamo dopo. Prima guardo di qui. Aspetto un attimo a curare il veleno. Ok. Non male. Allora. Vabbè. Usiamolo. E di là si scende di nuovo e questi sono prodi pistufolatori di gonadi.
Ok, usiamo un altro bolo, che forse mi conviene quasi equipaggiare direttamente. Allora, vediamo un pepiniello. Niente. Ok. Allora, di qui. E dove siamo giunti? Mi era sembrato di sentire un rumore slaghi slaghi. Però dai, non è prettamente indispensabile. Ok. Ma rispunta il fiorveleno? Ma, boh, vabbè. Vabbè. Ok. Continuiamo a tenere provato questa cosa. Prima o poi ne coglieremo il nesso. Ricordiamoci sempre che vicino. Boss fight. Wow. Sì. Ok. Stavo per dire che dungeon corto, ma in realtà ne abbiamo saltato metà. Vabbè. Oh. Va bene. Magari ecco, vediamo di non farci assassinare come dei petardi. Hai mai pensato di fare una boss fight contro un cavolfiore del cavolo? Bellissimo aver scelto l'arma sanguinamento quando devi combattere sta specie di brassica. Ok, medaglione d'ambra verde. Wow. Wow, wow, wow. Adesso lo leggiamo subito. Subito, niente. Vediamo se persiste la cosa del niente, ok. Ok, ok, ok. Boh. Fra l'altro io ho messo un segnalino, non so per qual motivo, ma tant'è. Equipaggiamento, vediamo. Allora, sì, in realtà questo mi serve a gran poco. Ah, guardate, questo ha un simbolo floreale, quello d'ambra. Quello d'ambra cerulea ha il simbolo di una goccia. E questo? Sembrano le radici. Ha senso, visto dove li abbiamo trovati. Medaglione con intarsi di ambra verde. Incrementa il vigore massimo. Oh. La resina invecchiata dell'albero madre si trasforma in ambra. Una gemma pregiata all'epoca di Godfrey, primo lord ancestrale. Racchiude un'antica energia vitale. Oh, quindi questa per il vigore è una combo letale. Infatti ha lo stesso simbolo sul guscio. Molto molto interessante. E beh, dato che questo non questo aumenta la resistenza al veleno, giusto? Ricordo ben bene. Poi ecco, devo item. Beh, sicuramente bisognerà fare quel famoso giro. Usassero loro signori, perché a me purtroppo ste cose, lo so, è quasi infantile, ma veramente mi dà noia se non mi serve un segnalino avercelo conciato lì.
Allora, qua si scende veramente nello schifo. Ok, allora andiamo prima a sinistra. Ok. Erraton! Ciao! Allora, dato che non ci ha cacato, starei un attimino. Vabbè, che tanto abbiamo la lanterna. Vai, margittalo. Tra l'altro, scusa, sembra il simbolo degli ascensori. Ok. Con la debita cautela, vai. Oh, liscione. Il primo impatto non è fetentissimo, ma esattamente avere un'arma, come vi ho detto, un'arma a sanguinamento contro delle piante. Quindi questo, la foglia cremisi era l'item che vedevamo da sopra. Ok, quindi qui già finisce il circo. Benissimo, allora. Vediamo se col topo di sugna qui. Cosa stai osservando? Sbratti mica male, aspetta un secondo che cali il veleno. Fra l'altro, guardate che bello l'effetto sbratto schifo anche sull'elmo. Non mi sconfinfera, devo essere sincero, perlomeno qua al buio. Preferisco le cose un po' più argentate. Niente, ok. Tanto abbiamo capito che un altro bolo ce lo dobbiamo cacciare in gola tra un attimo. Perché avevo visto che qua la strada era tutta bella velenosa. Uella, salve! E infatti, voi di solito il problema qui è la quantità. Devo essere sincero, sono piacevolmente colpito da quanto alla svelta si inneschi il sanguinamento. Cannabis essiccata immunizzante. Ah, ok. Ricettario del guerriero nomade. Perfetto. Non servirà a nulla, ma come sempre proviamoci. Perfetto. Creazione oggetti. Avremo a che fare con la carne immunizzante, tipo. No, rinfrancante ma non immunizzante. Vaso velenoso. Vaso esca. Oh, grasso velenoso. Ci piace. Sì, in effetti, visto che ci piace, magari usiamolo e ciucciapozziamoci, che non volevo morire per strada. Domanda. Ha un qualsivoglia effetto direttamente su quest'arma? Penso di sì. Sanguinamento e veleno sulla stessa arma. Godo. Ah, bene. Allora, di lì non si può risalire, quindi devo tornare su di qua. Senza riavvelenarci e quindi saltare di sotto. Peccato, devo essere sincero, avrei godicchiato se avessimo trovato gli incantesimi velenosi. Quelli sarebbero stati il top del top del top del top, vista la quantità enorme di top che abbiamo da queste parti. Niente, io ci spero sempre. Allora, benissimo. Abbiamo già esplorato tutto? Eh sì, perché da qua siamo arrivati, di lì ci siamo andati. Tec, tec. Sarbole.
Di là, ok. Di lì non c'era niente. Speravo in un dungeon ben più tostarello. Ma ci sta. Comunque sia, oh, abbiamo beccato una ricompensa qui, Barbissi. Sì, in effetti potevo tornare alla stanza del boss e usare il filamento per l'uscita, ma ormai qua ci siamo. Quindi, isoliamoci un attimo qui. Io adesso volevo andare un peppiniello alla tavola rotonda. Grazie. Non dovrei avere troppissime rune, vero? Perché sono aumentate nel frattempo? Va bene, non troppe You've domande. met Garank, I Sì. take it. Then, owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Oh, non avrei mai pensato che lui dispensasse You're incantesimi, acquainted with a man named Roger. eh? È nella Oh, stanza accanto. the piteous fellow hiding away on the Sì. balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now, ravaged by thorns, muttering Ok, and rambling, like he's half dead ha already. perso la via del sole e ha cominciato a seguire quella delle I stelle. can't stomach to watch. Ah, fra Take it l'altro, well, anche la Blessing, Vergine, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. Ok. I serve the Golden D Order. magari sta per And I double. might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is the vermin must be exterminated, down to the very last. Chiaro. Crea un simulacro dell'ordine per infliggere danni sacri. Oh. Incantesimo dei fondamentalisti dell'ordine aureo, usato per la caccia di coloro che vivono nella morte. Genera un'immagine dell'ordine, infliggendo danni sacri ai nemici vicini. L'effetto è incrementato contro coloro che vivono nella morte. Le vittime di questo incantesimo non possono essere rianimate. Ottimo. I cacciatori hanno compito di estirpare ogni seme di corruzione dalla logica universale in modo da rendere perfetto l'ordine aureo. È molto estremo. Fra l'altro, la posizione da ordine aureo, però con un simbolo diverso da questo della litania della legittima morte, l'ho già visto, voglio andare a controllare una cosa, fra l'altro. Lama dell'ordine, incantesimo dei fondamentalisti. Ok, incanta l'armamento nella mano destra, infonde affinità sacra ai suoi attacchi. L'effetto è incrementato contro coloro che vivono nella morte. Le vittime di questo incantesimo non possono essere rianimati. I cacciatori hanno il compito di estirpare ogni seme di corruzione dalla logica universale, in modo da rendere perfetto l'ordine aureo. Perfetto. Torneremo a parlare con te. Non ora. Always good to see you, son. Niente. Pensavo mi parlassi di D. Ok. Greetings, are you here for spirit tube? Sì, se possibile. Anche perché pizza di patate mi sembra che non ne abbiamo, quindi. Io ho potenziato questo, ma in realtà non mi ispira. Mi ispira molto di più potenziare questo, ad esempio. Neanche lui. Loro mi ispirano perché possono essere pericolosi.
e soprattutto se questi costano 54 e questi costano 59, magari, magari, magari. Ok. Io ci credo. E fra l'altro direi anche che possiamo provvedere subito a equipaggiare questi del cucù, levare questo, questo invece me lo tengo, leviamo questo e ci rimettiamo Credo che si possa backstabbare, eh. Credo che si possa. Ecco, io ho messo questo e credo che funzioni. Allora, come rune siamo a 619. Al massimo vendiamo qualcosa a lui. Sì. Ok, vediamo se abbiamo dei doppioni. Qui no. Qui sì. Qui sì. Ok, qui non mi sembra. Qui sì. Ok, negli scudi mi par di no. Devo potenziare l'altra torcia, eh. Ok. Anche perché per fare dual credo che servano armi dello stesso tipo, non identiche fra loro. Credo, spero, penso. Alle volte temo anche. 34. No, dove vai? Così. E una ventina di funghetti, dai, così. Scioltezza. Poi per il resto intanto siamo abbastanza buoni così. Ok. Va bene. Se può fa. Se può fa. Tra l'altro devo metterci una cenere. Oh, se può fa molto. Se può fare e ci diventa molto interessante. Allora, la torcia invece 240, sì, ok. Allora andiamo su cenere di guerra e mettiamo una cenere saggia su questo. Allora, dato che sanguinamento già ce l'abbiamo, beh, arma rotante con questo deve essere tipo un Mulinex fetentissimo. O anche furia di colpi. Ma sì, proviamo, che tanto. Andiamo per tentativi come sempre. Quindi vendi di nuovo, andiamo magari direttamente sulle runelle queste. Anche meno. Ok, potenzia armamento. Infatti tanto non abbiamo chissà che. Allora, questo fa anche più danni da fuoco. Dobbiamo dargli ancora un livellino, eh. Allora facciamo che completiamo l'opera già che siamo qui dalle sciure. E poi andiamo a farci ancora due chiacchiere con Nefeli per vedere se è cambiato qualcosa dalle sciure. Allora, voi che vendete queste a 200, me ne servono intanto due, perché me ne servirebbero 8. Ma 8 sono 1600, siamo ancora a punta a capo. Guarda che sfiga, eh.
Allora, aspetta un attimo. Ok. Boh. Spero di non aver sbagliato i conti, ma che vada avremo delle rune in più. Delle rune, delle schegge di formaggio. Ok. Torniamo a te. Sì. Allora. Vendiamo di nuovo. Allora. Era tipo 600. Andrei su 1500. Quindi 7, 14, 8. Ok. Come sempre spero di non aver sbagliato i conti, eh. Sì, no, li ho sbagliati ampiamente. Ah. Direi che ci siamo, possiamo effettuare il cambio della torcia, anche se pesa un attimino di più, direi che è molto più interessante. Potrei tornare dalle vegliarde, ma no, siamo a carico pesante però così. Subito rimediato. Così mi sento anche più fico. Va bene. Neferi di nuovo qui. Ok. Quindi qua sotto non credo sia successo altro. Va bene. Imo, spappa, Imo. Che mezzo video se n'è già ito. Ora. Dove diavolaccio... Dove diavolaccio vuoi andare? Allora, cosa avevamo di prioritario ancora da fare qui? Che volevo vedere. Allora, dato che qua abbiamo un albero, però questo siamo già sulla marcescenza, quindi direi no. Anche se in realtà... Ah, ecco cosa volevo vedere. No, c'è la cosa che volevo vedere. Avevamo trovato una chiesa... Forse questa, perché le altre chiese di Marica hanno la statua di Marica. Per vedere se il simbolo è proprio quello dell'ordine aureo. Infatti, il simbolo dietro è completamente diverso, perché sembra una griglia, però magari è l'effetto della luce. Questo è il massimo per l'ordine aureo. Quindi... potrebbe non essere nessuno di specifico, ma un'icona, un simbolo in quel senso. Ma non c'erano... Ero convinto ci fossero i fantasmi decapitati qui, non lui. Mausoleo Veronica, Marica, eterna regina, egli è il tuo figlio indesiderato. Figlio inteso come uomo o figlio inteso come figlio? E il fatto che qua i morti risorgano per questo luogo non è un buon segno. Mi servi per scoprire una cosa, non si backstaba. Si backstaba. Ok. Ha una finestra, mi sembra un pochino più ristretta, però backstaba. Ok, perfetto. Ok. Possiamo lavorarci su quest'arma. Possiamo lavorarci. Bene.
Ok, direi che mi sono tolto lo sfizio di vedere qualcosa, di capirci qualcosina di più, di raccattare tre girasoli, che fa sempre bene al cuore. E quindi dicevamo, allora, potremmo andare da qua, ma non voglio usare il cuore di drago adesso, non voglio contaminare il mio cammino, voglio dare abbastanza retta a Yura per ora. Qui abbiamo fatto tutto, questo l'abbiamo fatto, il mercante ok, va bene. Dobbiamo tornare a Siofra, però prima direi di andare avanti sul lago. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì, direi che si è fatta una certa. Allora, la legge dita abbiamo detto di no, che non riuscivamo a... Vediamo un po' che approccio possiamo prendere, perché anche là vedo punti interrotti e via dicendo. Quindi, scusa. Qua. Grazie. Ok. E ripartiamo da qua, anche perché poi voglio andare a vedere i fantocci, ragazzi. Li ho lasciati in sospeso, ma non li ho dimenticati, Era la cosa che mi incuriosiva di più. Allora, dicevamo, siamo consapevoli che non riusciamo a salire proprio su sopra. E anche là nella zona dove avevamo seguito il fantasma c'era un fottio di gente da scassare. Aspetta, il fantasma andava verso la grotta. La grotta si è rivelata essere qui, quindi devo partire da qui e scendere per vedere questa zona. Ok, e poi andiamo di lì, perché sennò me lo dimentico, non per altro. Ok, mettiamo il simbolino qui. Simbolino 2, la direzione è questa. Ok, e logicamente non ci conviene scendere da qui. Patches è ancora qui. Sì, perfetto, là abbiamo il solito calamarone gigante, qui abbiamo il solito destriero che se pigiamo un pochino più forte il tasto ci disarciona, sto svuncione. Ok, allora, fammi vedere un attimo una cosa, no? Però con la katana facevamo bestie, con la katana facevamo peste e corna. Se ti stai fermo un secondo. No, porco tegolino. Sei sovraeccitato tu, Sta buono. Perché sei così più dinamico degli altri? Sto facendo prove, ragazzi. Oddio, innesca sanguinamento abbastanza alla svelta. Ci mette un pochino di più a stunnare, ma... però con un colpo caricato stunna. Con quest'arma, se sei aggressivo, fai un disastro di danni. Stunni anche quelli piccolini. È lento a caricarsi, ma per il resto è molto molto valida. Va bene, se mi voglio impratichire, voglio capire come funziona, devo essere disposto a fare anche i miei errori. E ora come ora, qualche errorino lo faremo per forza. È fantastico, poter fare un attacco di meno, ragazzi. Quindi la katana
resta la best weapon in questo momento. Allora, ecco, erano qua. C'è una simpaticissima scheggia di vetro e non attaccano. Lo so. Scelta pericolosa, eh. Devo liberarmi del piccino. Ok, giusto perché volevo stare un attimino più sereno sul grosso. È questo il problema, che gli attacchi caricati sono estremamente lenti. Però il vantaggino ce l'ha. Il vantaggino ce l'ha, che ogni colpo praticamente stunna. E quello? Non mi piacerà per niente, lo so già, ma... Riusciamo a prendercene uno solo? Non credo. Non credo, perché mi sembra abbastanza permaloso. Ah, ma sei tu! Giovanni Flambé. Mi ricordo di te. Vabbè, giustamente. Ascolta, Dottor Strange, lui ad esempio ha una buona resistenza al sanguinamento, evidentemente, eh? Cioè, io tutto sto casino lo sto facendo per raccattare una scheggia di vetro, perché abbiamo circumnavigato questo posto per seguire il fantasma, per andare poi a ritrovare il posto e trovarci una scheggia di vetro, perché il luogo era questo. Togliamo il traguardo. Eh sì, tutto qui e nulla più. Il range per me è problematico, eh. Non nascondo che il range è problematico. Abbiamo scapucchiato la tartaruga, scusa tartaruga, non volevo scapucchiarti così, ma già che ci siamo. No, abbiamo preso anche un bocciolo nel bocciolo. Sì, direi che per ora... sì, ok, puoi restare tranquillamente lì. Allora, ha un altro difetto quest'arma. Il rumore di catene sembra quello dello scintillio. Vabbè, ci ragionerò. Allora, facciamo così. Ci evitiamo tutto il giro in giro e andiamo direttamente qua.
Ok, e partiamo di nuovo da di qui. Sì, mi aggrada, eh. Devo prenderci dimestichezza, se poi non mi ci si dovessi trovare. So bene cosa fare, tornare sui miei passi, quasi fosse la prima volta. Ok. Allora, qui abbiamo capito che di qui non si sale. E la leggidita era un punto d'arrivo. C'era la scalinata in prossimità. Però questo mi serviva come punto di riferimento. Là. Aspetta, là davanti. Questa l'abbiamo trovata? Sì, ok, perfetto. Scusate, adesso ogni tanto devo far mente locale, ma. È questo che intendo. Ripaga molto poco in quel senso. Allora, lo scintillio che sento giunge dal piano di sopra. Benissimo. La scalinata allora era di qua. Questo l'avevamo preso, sì. Sì. Ok. Non sono stato in difficoltà, stavo provando a fare questo perché volevo capire se l'attacco caricato roteante in questo caso persisteva nel far danno. Cosa fra l'altro abbastanza plausibile. Allora, io non sto a fare tante scelte di approccio. Proverei i pro di QQ. Scusa un po'. Sono due volatili. E sembra che in cima allo stendardo, quella cosa che lo sorregge, richiami un po' le meridiane. Quelle dove troviamo le. Come si dice? I frammenti astrali, là, come le saette celesti, le pizze. Giusto, giusto, dimenticavo. Non ho equipaggiato l'altra ampolla. Allora, andiamo scrausi di magica. Ecco, voi mi sembra che abbiate veramente un look figo. Sì, non, niente di trascendentale la cosa del cucù, ma se loro sono abbastanza resistenti. Sento di poter dire che gli attacchi caricati qui valgono una minchia. Cioè, il medaglione degli attacchi cibernetici non mi appaga più di tanto. Allora, credo che a questo punto o il recupero del vigore. Grazie. Vediamo sempre. Non è che. No, eh. Ma le ampolle che gli tirano sono quelle che impediscono il recupero dell'energia? Non sono male sti ragazzi, eh? Non sono affatto male. Qua come sempre dovevo saltare sul cornicione. Questa meccanichina gli darei una sistemata, ragazzi. Ragazzi di From. Una sistematina, ecco, vaffan secchio.
Non so se avete notato che quello grosso ha ancora tutta l'energia. Allora. Ciao. Vabbè. Adesso c'è lo scintillio che sentivo. Non è qui. E non è qui. Mannaggia tutti i pesci del creato. Guardi, venga. Venga, venga, insisto. Insisto perché se lei sta lì mi dà modo di fidarmi poco di lei. Mi hai fregato. Porca. C'ha quell'attimo di sdraionamento mica male, eh? Ok, allora. Vediamo se il mio udito fine conduce in una trappola. Lo sento anche molto vicino, eh. Allora è di sotto dove ci sono i granchioni? Boh. Allora, ho capito. Messaggio ricevuto forte e chiaro. Ci vado, dalla vecchia, però dato che loro scompaiono, direi che possiamo sfruttare la loro presenza il più a lungo possibile, i fantocci. Bellissimo, si è anche stunnato. Allora, Happy Chariots of Fire. Ok, rostri e lanciafiamme, benissimo. È inattaccabile da dietro. Benissimo. Questo diventa un piccolo problemino. Ok. Geppo. Vediamo. Ok. Molto interessante. E ci scommetto bocciolo di fuoco. E ci scommetto un asino di pezza che lui non respawna. Comunque stavo dicendo che il rumore delle catene somiglia molto al tintinnio degli scarafaggi, quindi quest'arma ha molte peculiarità positive, ma ha questo suono fastidioso quando ciocalinano le catene. Allora, dato che le ampolle le abbiamo e dato che avevo visto che c'era un soldato in un pertugiangolo, direi di provare a prenderlo da tergo e poi di andare dall'anziana ciucciatrice di Fonzi. Non era forse lui, fino lì no, 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 no. Allora non abbiamo necessità, andiamo subito dalla ciuccia Fonzi. Quella che se non ti leggi le dita godici la metà. Vada, vada. Mia piccola e gioiosa scolopendra. Ecco, comunque per molti di voi potrei aver detto un'ovvietà, quando ho fatto quel parallelo con lo zodiaco all'inizio del video. Però.
è uguale uguale all'altra. Ci sembrano quasi ossessionate dalle dita, eh. Who is Michaela? Slaughter. The all hearing slaughtered. But alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Scusa, io ho incontrato un grande vaso, non vorrei prenderlo da lui, ho altri gusti. Sì, l'ingenuità. Ho capito che tu da quella posizione lì devi averlo preso molto nel vaso, ma siamo sicuri che te leggi solo le dita? No, te non mi piaci. Allora, questo era il villaggio degli Albinauri. Eravamo arrivati qui sopra. Mi porrò il dubbio a cacchi miei in un bel momento, supponevo. Quindi anche molto a Norlondo come struttura, quando vedo gli archi così, sì, qualsiasi cosa che abbia l'architettura gotica può ricordarlo, avete perfettamente ragione, ma siccome io non sono un architetto. Ecco, era questo che volevo provare. Così diventa veramente molto interessante, eh. Cioè, se andando al trotto al galoppo scaloppo le natiche così, va da sé che la cosa è tremendamente interessante. Ecco, questo già meno interessante, eh? Già meno prodigo di cose. Ok, perfetto. No, questo è un po' meno perfetto, devo essere sincero. Avete scassato i tre quarti, eh? Spada dritta del vasciallo, ma che bello. Devo ricordare che ho anche sullo scudo, cazzarola, devo ricordare che anche sullo scudo ho i miei vantaggi. Bene. Allora qua abbiamo già saccagnato tutti. C'è un sigillo. Ed è quel tipo di sigillo, però la luce è diversa. Diamine. Allora, qua era dove eravamo già giunti. Perfetto. Qui vediamo, ci sono tombe, se sorge ancora qualcosa. Forse c'è qualcosa nascosto dietro, non mi sembra. Oh, un fungo. Come avrei fatto senza quel fungo? Ok.
Ora. Quella è una grazia. Sì. Ok. Posso confidare che non accada nulla, dato che ormai col cronometro ci siamo. Perfetto. Ok. A cosa serva questo sigillo e se sia varcabile? Credo che lo scopriremo gioco forza nel prossimo fantasticissimo video. C'è un oggetto. No, devo resistere perché se mi avvicino magari scatino qualcosa. Sarà dura resistere, eh? Sarà dura. Guardate, ci sono quei due volatili ai lati che somigliano molto a quelli che c'erano sullo Stardardo, ma in alto guardavano in giù. Dovrò capire cose. Vorrò capire cose. Però già il fatto che qui ci sia un sigillo magico e abbiamo fatto solo questo pezzetto. Fico, oserei dire. Dannatamente figa, dobbiamo esplorare ancora tutto di qui. Ah, che gioia. Che gioia. E fino lì ci siamo arrivati tranquilli. Benissimo, perfetto. Luciadores, basta indugi, basta quantugi, basta pertugi soprattutto. Quindi oserei dire che ci vediamo nel prossimo fantasticissimo video di Elden Ring qui sul canale del Silver Player. Chissà cosa ci attende. Curioso io. Ciao ciao!